Buongiorno a tutti, siamo a Borgo Piave Latina e davanti alla sede dell'Enel vi è una bella colonnina, non c'è il pane della rimozione forzata, però c'è il posto dedicato. Vediamo, è una colonnina con una presa di 2 e una presa 3A. Vediamo se parte con la tessera do Ferco, eccola, in roaming. Attendere verifica tessera. Inserire il cavo nella presa. Funziona. E adesso lo disabilito perché non ho l'auto, non ho la Zoe. Abbiamo la multipla qui e non si può ricaricare la multipla a metano. Però mi ero dimenticato che la fanno solo in Cina. La multipla è elettrica. Non me la sono ancora fatta spedire. Adesso lo stacchiamo. Questo era un appunto che molti dimenticano. La multipla è nata elettrica, dopo è stata messa a metano, gas liquido. Comunque, adesso è tutto in Cina. Ok, adesso colleghiamo. Oppure ce ne andiamo e lei dopo va in stand-by e non c'è più bisogno di. Se non si inserisce la spina, vediamo. Non posso staccarla prima? No, bisogna aspettare proprio il tempo, perché se no, se viene qualcun altro, si carica. Tempo scaduto, arrivederci. Vedi, non è passato tanto. Un minuto circa. Grazie a tutti di questa prova. Bella ricarica qui. Colonnina, bella colonnina. Enel X. Funziona sicuramente con la tessera do Ferco a 30 euro al mese. Grazie. Ciao a tutti. Buona giornata.